Salve a tutti in Andavio, bentornati in Mega Man X3. Siamo nella terza parte, nella precedente avevamo fatto Toxic Seahorse e Tamarine Rhino e in questa dovremo andare avanti se riesco ad inserire la password. Perché purtroppo in questo gioco X, il tasto X, mentre nel precedente, come si può dire, girava la rotella dei numeri nel senso opposto, cioè da 1 passava direttamente a 8. All'indietro vi faceva scorrere, qui fa ritornare al menu allo schermo del titolo, che ok, è molto comodo, però comunque non è proprio utile in certe situazioni. Stavo dicendo, perché sto inserendo la password in questo modo? Semplicemente perché diciamo che ho dovuto fare altre sessioni di registrazioni in cui ho fatto l'errore di salvare, e quindi quando ho cancellato la sessione mi è rimasta la password, quindi l'ho dovuta andare a ripescare dal vecchio video. Quindi come vedete sono esattamente allo stesso punto di prima. E quindi dovremmo fare in teoria in questo video Volt Catfish e Crash Crawfish andando per l'ordine di debolezze, ma non è quello che farò, perché andremo da Blast Hornet. Ora, perché sto facendo questa cosa, mi direte voi? Semplice, perché in questo livello si trova la Raid Armor, la prima Raid Armor, che è necessaria per prendere le altre. Cioè, dobbiamo per forza avere la prima per poter prendere tutte le altre. E quindi io me la vado a prendere. Così almeno posso prendere le altre. Tra l'altro a queste pedane si usa la Raid Armor, credo che si vedrà più avanti nel video o comunque più avanti nella serie, mi capiterà di usarle per prendere altri oggetti. Non la sono andato a prendere prima perché prima non avevo l'arma speciale necessaria, che è quella di Tamarine Rhino, che come ho già detto ho fatto nel precedente video. Ovviamente per prendere la Raid Armor non è necessario morire in questo modo stupidissimo, è necessario prenderla. Però almeno abbiamo preso quell'energia extra per i Subtank. Allora, lì avrebbe potuto funzionare se solo fossi stato capace. Dai, andiamo avanti abbastanza velocemente. Non facciamo lo stesso errore di prima, possibilmente. Parliamo rapidamente di questo livello. A questo punto è abbastanza basilare. C'è questo mini boss che è altro CX4 forzato, perché a noi piace. Ci piaceva tantissimo in X2 quella spada, no? E ci piace tantissimo adesso questo coso che fa 50 punti di danno per volta. E ovviamente dove ci fa ripartire? All'inizio del livello. Tipico. La prima volta che muoio contro quel mini boss, che ho già detto, ho fatto delle sessioni di registrazione. Però in quelle sessioni c'ero riuscito a farlo. Capite? Minima differenza. Non è neanche difficile alla fine. Cioè, è solo che fa tanto danno, ma non è difficile da imparare o cose simili. Ok, perfetto. Perfetto, altra vita. Proprio altra energia. Proprio quello di cui ho bisogno.
Che tra l'altro, perché questo boss, questo mini boss, non ha una barra vitale? Secondo voi? Cioè, c'è una ragione. Ok, i mini boss non hanno mai, quasi mai una barra vitale, però comunque. Ecco qua, perfetto. Comunque ti diceva avrebbe fatto comodo. Almeno sapere quanta vita gli rimaneva. Ok, andiamo all'esterno. E come vedete siamo tipo in una fabbrica. E possiamo far esplodere queste casse sparando. Però non è di là che dobbiamo andare, perché questo muro crepato può essere distrutto con la Tornado Fang. Noi distruggiamo questa cassa e prendiamo la Chimera Raid Armor. Come vedete c'è già comparso il modulo, quella cosa con una N. Infatti suppongo che lo metterò adesso, tipo nella sidebar. E questa armatura funziona esattamente come quella di X1, quindi ci permette di saltare e tirare pugni. Saltare con un grande ritardo, però non è una buona cosa questa. Vabbè, alla fine la prendo solo per prendere le altre, che mi dà più completamento, e inoltre mi permette di prendere l'upgrade segreto. Per cui in questo gioco non serve sconfiggere i boss secondari, che tanto non c'è problema per sconfiggerli, perché compaiono, cioè è garantito che a un certo punto si affronteranno i boss secondari. E a questo punto, visto che come vedete non è che ci sia molto da fare qui, parliamo dei boss secondari, Bit, Byte e Vile Mark 2. Allora, ho finalmente capito come funzionano. Bit e Byte si affrontano in stanze simili a quelle dei mini boss nei livelli. Credo che funzioni in quale livello preciso, però non è certo, perché funziona in base alla probabilità. Cioè, come, ecco, in questo caso c'è comparso Bit adesso. Benvenuto X, sono Bit, ho i miei ordini di essere, che tu devi essere distrutto. Neanche ci provo a doppiarlo in modo professionale. Allora, vabbè, Bit non è proprio facilissimo, ma si può fare. Forse però dovrei usare il Frost Shield, che è la sua debolezza. Non tanto perché è difficile, ma perché se non si distrugge con la sua debolezza, torna indietro più avanti e ci tocca affrontare non proprio lui, ma un boss più difficile durante i livelli finali. Bit fuori dalla mia vista. Queste le abilità speciali di questo Reploide sono fo, no sono troppo, no non può essere. Ci si sono messi d'impegno loro a scriverla e mi ci sono messo d'impegno io a doppiarla. Ok, e Bit l'abbiamo sconfitto. Allora, perché ci è comparso in questo livello? Perché Bit ha il 33% di possibilità di comparire nel terzo livello che si fa, cioè nel livello che si sceglie dopo aver sconfitto il secondo Maverick. Se si completa quel livello e Bit non è comparso, anzi Bit non compare, allora Bit comparirà al 50% di comparire nel prossimo livello che si seleziona, quindi nel quarto livello che si seleziona. Se non compare neanche lì, comparirà di sicuro nel quinto. È un sistema un pochettino complicato, ma
funziona. Come avete visto, non si trova neanche in stanze secondarie come gli X-Hunters, e non è soprattutto un boss schifoso come i suddetti X-Hunters. E quindi niente, è così, è questa funzione extra del gioco. Per quanto mi riguarda non cambia granché, però è meglio degli X-Hunters, almeno si può capire come funziona abbastanza rapidamente. Allora, forse il subtank non l'avrei dovuto utilizzare nel livello a seguire, però non conta così tanto. E no, non so come funziona questo boss, mi dispiace. E va il Mark 2, vedremo più avanti come funziona, perché è diverso dagli altri. Allora, invece pensiamo all'argomento più importante in questo momento, vale a dire Blast Hornet. Come vedete è all'inizio molto schematico come scontro, cioè si colpisce lui, si cerca possibilmente di evitare tutti quei calabroni a questo punto, tutti quei droni a forma di insetto che lancia, e si ripete. Come avete visto, però, è dalla seconda fase che le cose si fanno problematiche. Ecco, già da qui le cose si fanno problematiche. Non ho capito bene cosa succede, cioè devo capire, anche se non conta niente, perché tanto ho preso tutti gli oggetti da lui oppure sconfitto Beat, non mi importa niente. Andiamo avanti, andiamo da Double Catfish. Guardate, cioè ditemi se non è l'animale più bello che avete mai visto. Cioè, sembra Jabba the Hutt misto a un, non lo so, un pesce a sto punto. Un pesce gatto, presumibilmente. Ah, proprio neanche ho attivato quei laser. Allora, nella precedente sessione di registrazione ho dovuto fare questo livello tipo 50 volte, perché non avevo capito come si faceva Beat, e morivo sempre contro di lui, quindi dovevo rifare ogni volta tutta la parte iniziale. Quindi so praticamente a memoria com'è fatta, cioè la potrei fare bendato, non lo farò perché non è una buona idea, però potrei farlo, forse. Ci sono questi nemici molto fastidiosi, c'è questa musica piuttosto bella, ci stanno questi ascensori, qui in alto tra l'altro c'è un art tank che si può prendere senza problemi se si hanno le gambe migliorate, solo che poi se si è incapaci come me non si riesce a fare il salto a parete per uscire da lì, e quindi diciamo che si fa conoscenza, si fa la conoscenza delle spine. Neanche mi fermo a sconfiggere quell'altro nemico. Tanto l'Artenk l'ho preso e è mio per sempre. E
quindi sì, questo ascensore tra l'altro dà molto fastidio con quelle spine. Quei nemici non ho idea se sia possibile sconfiggerli. Cioè, sì, presumo di sì, però non mi ci sono mai fermato. E di qua c'è un altro potenziamento, per cui però mi serve un'arma speciale, già lo so. Distruggiamo tutto quello che è sul nostro cammino. Questa è un'altra stanza dove in teoria si affronterebbe Bit, ma per fortuna l'abbiamo già sconfitto e quindi non rimarrò qui per 50 anni a cercare di farlo. E andiamo avanti, ecco così funzionano le Raid Armor, vedete? Io premo quadrato sul modulo selezionato, in questo caso Chimera Armor, e me la prendo. E ci distruggo le cose e ci prendo i subtank. E come vedete, tra l'altro, le Raid Armor in questo gioco hanno la loro barra di vita, non è come negli altri giochi, anzi come in X1, che non c'era modo di capire quanta vita avessero. Quella barra di vita è equivalente a X con tutti gli Artank. Ok. Cioè, perfetto. No, nessun problema nell'andare là. C'è stato. Ok, perfetto. Ovviamente quell'elettricità fa male. Cioè, neanche servirebbe che io lo dica. Allora, perché l'ho detto? Oh. Prendiamo il doppiano, anche se non c'è niente, ma meglio essere sicuri. Ok, comunque siamo arrivati da Vault Catfish, mi preparo la Tornado Fang ed eccolo qua. Peccato che non fa la stessa posa che faceva durante la sua introduzione, vabbè, la fa quando viene danneggiato. Allora, è raccomandabile colpirlo il più possibile con la Tornado Fang. Vedete come lui finisce di rimbalzare per terra. Paura di non avere vita, infatti non ho vita. Non vorrei assolutamente ripare il livello, quindi vediamo quello che possiamo fare. X. Ecco qua, perfetto, guardate, pattern ottenuto. Adesso non può farci niente, perché, cioè praticamente niente, perché non è proprio in grado di attaccarci, non è abbastanza veloce. Ecco qua, divertiti. E ho sentito dire pure che questo boss è particolarmente difficile, tra l'altro. Poi, soprattutto adesso che sta fermo, semplicemente, sì, ci distrugge le trivelle, ma gli fanno male comunque. Quindi, dal mio punto di vista, è tutto a posto. Ed ecco che, in pochissimo tempo, Vault Catfish non esiste più. Peccato che non fa la posa che faceva nell'introduzione, ripeto, ma comunque non è un problema.
Allora, sì, in questo video è andato a finire di nuovo che faccio solo un boss, però ho fatto pure beat, ho fatto tutto il livello di Blast Hornet, dal mio punto di vista va più che bene. Otteniamo la Dried Thunder, che è un'arma spettacolare, salviamo e chiudiamo qui il video perché si sta facendo tardi. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, così che posso migliorare il contenuto. E noi ci vedremo in un prossimo episodio di Mega Man X3. Per il video è tutto, ciao a tutti!